Bentrovati e benvenuti al Molise che va. Do il benvenuto ai due graditi ospiti, il sindaco di Rocca Mantolfi, Giacomo Lombardi. La prima volta in questo studio, in un'altra sede, sempre con TLT ci sei stato, e ancora con noi l'architetto Claudio Di Cerbo. C'è da dire che da quando l'architetto Di Cerbo si sta interessando delle cose belle del Molise, sono passati tantissimi anni. Tutte le televisioni, noi compresi, in qualche modo siamo in debito verso di lui, perché insomma con una certa distrazione abbiamo seguito quel lavoro immenso che ha fatto e che sta dando i frutti in questo periodo. Quindi noi diciamo, cerchiamo di farci perdonare, a distanza di poco tempo l'abbiamo invitato due volte. Io intanto ci diamo del tu perché ci conosciamo da una Assolutamente sì. vita. Partiamo dal sindaco, Giacomo Lombardi, giovane sindaco da parecchi anni a Rocca Mantorfi. Siamo al decimo anno, prima erano, seguono questi 10 anni a 5 anni di assessorato, quindi diciamo una bella esperienza amministrativa. In questo periodo stiamo raccogliendo per fortuna i frutti di tanti anni di lavoro. E quanto termina questa esperienza? Quando scade il L'esperienza mandato? termina a primavera 2021, quindi termino il mio decennale da sindaco, però in questi mesi abbiamo ancora tanto da fare e tanto da Ci sarà inaugurare. un tris. Veramente ne stiamo discutendo con molta serenità con i miei amministratori, con i miei collaboratori, valuteremo serenamente. L'importante non è tanto fare il tris, ma è lasciare un segno alla mia comunità. Oh, in questi ultimi tempi Rocca Mantolfi è stato un po' al centro dell'attenzione. Partiamo dall'ufficio postale, ma stai raccomandando, sta andando qualche frutto? Al momento ancora no, purtroppo quella è una patata bollente, un nervo scoperto. Quello che è accaduto è veramente molto molto singolare, anche molto molto antipatico, perché circa 4-5 mesi fa, in seguito alla pandemia del Covid, l'ufficio Le Poste ci hanno comunicato che facevano orario ridotto, quindi non più 6 ore, 6 giorni settimanali, bensì 3 giorni settimanali. Noi come amministrazione comunale ci siamo subito interessati, abbiamo scritto alle Poste SPA, alla sede centrale, al prefetto, ho interloquito anche con Andrea Bellissimo, il responsabile nazionale di Poste Italiane, e lui mi rassicurava che era diciamo, una chiusura momentanea, che poi si sarebbe tornato diciamo, all'orario ordinario, se non che a distanza di 4-5 mesi ciò ancora non avviene e causa veramente tanti tanti disagi, perché vedere ogni giorno, poi le poste sono comunque anche sotto al comune, quindi anche impossibile non vedere, però vedere tanti cittadini, 20, 30, 40 persone che fanno la fila, anziani che prendono le pensioni sotto il sole, lamentele perché poi a un certo punto dopo 3-4 ore di fila si rischia anche di andare a casa senza aver effettuato l'operazione richiesta. È veramente un disservizio. In un momento particolare in cui abbiamo l'attenzione dei media, nel momento in cui si parla di rivalorizzare le aree interne, le piccole comunità, Poste Italiane di certo non ci dà una mano. E noi proprio per questo, provocatoriamente, da circa 5-6 giorni, ogni mattina inviamo a Poste Italiane, sede centrale, al prefetto, un'email, una PEC, in cui esprimiamo tutto il nostro dissenso, perché l'ufficio postale deve ritornare all'orario ante Covid, perché Rocca Mantolfi lo merita, perché ci sono tanti cittadini che effettuano le operazioni. In questo periodo addirittura i cittadini vanno a Cantalupo, a Isernia, a Boiano, perché ovviamente non tutti si possono permettere di fare file di 3-4 ore. Quindi veramente è un disagio importante. Noi non ci fermeremo e in maniera determinata stiamo valutando anche altre azioni, sia di protesta sia anche azioni legali, perché tutto ciò non è veramente accettabile. Aggiungo, la cosa più grave è che in tutto questo non c'è un criterio, perché poi mi sono informato, ho detto in base a che cosa un ufficio viene riaperto e un altro invece rimane con orario ridotto. Mi hanno risposto semplicemente a caso, questa è la verità, e questa è la cosa che fa più male, perché non si contano il numero di operazioni, non si vede se un paese ha un presidio turistico. Ma a caso, questo No, tra lascia l'altro durante perplessi. questa estate su a Rocca Mantolfi è venuta tanta gente, quindi non era un bel bigliettino da visita sotto questo aspetto, Assolutamente la no, chiusura dell'ufficio postale. assolutamente no. Quest'anno Rocca Mantolfi è stato sicuramente uno dei paesi al centro dell'attenzione
anche mediatica e non solo turistica del nostro Molise. Grazie ad alcune attrazioni, in primis il Ponte Tibetano, abbiamo avuto veramente tantissimi turisti. Quando parlo di tanti turisti, parlo già di una media che nei giorni, le domeniche sfiora e supera abbondantemente le 1.000 presenze, e nei giorni di luglio e agosto infrasettimanali comunque circolavano nel nostro comune 400-500 persone al giorno, quindi numeri importanti per la nostra comunità. Ovviamente poi il centro di attrazione principale è il Ponte Tibetano, però poi si approfitta e dal Ponte Cioè, Tibetano vabbè, si dopo arriviamo a parla. questo, Sì. quindi l'ufficio postale, insomma, sarebbe stato opportuno Non se fosse è stato aperto. assolutamente E sì, il non è. prefetto, la prefettura non. La prefettura si è interessata, ha chiamato Poste Italiane, ovviamente poi Poste è un SPA, quindi sulle scelte diciamo, aziendali la prefettura più di tanto non può fare, ma ripeto, l'amministrazione comunale di Rocca Andolfi non si arrende perché non è tollerabile. In un periodo in cui noi stiamo facendo grandi sforzi per far conoscere il nostro territorio, per farlo apprezzare e per farlo rivivere, diciamo, questo è un bigliettino da visita non certo gradevole, che non, ovviamente non ci dà certamente punteggio, e quindi faremo fino alla fine battaglia dura contro Poste Italiane, all'unico scopo di dare ai nostri cittadini quello che è giusto, ovvero il Intanto ai servizio. giovani è stato dato un bel campetto adesso, in questi giorni. Sì, abbiamo inaugurato proprio qualche giorno fa, giovedì scorso, un gambetto polivalente di tennis e di calcetto, un'opera che i giovani aspettavano da tempo. Rocca Mandolfi su molte cose ha, diciamo, un gradino in avanti, per fortuna, e lo dico con orgoglio, però sull'impiantistica sportiva avevamo una grossa lacuna, e molte volte i ragazzi ci incontravano, anche gli amministratori, ci dicevano: Sindaco, ma perché negli altri comuni ci sono delle strutture nuove polivalenti, a Rocca Mandolfi no? Abbiamo lavorato, abbiamo individuato il sito che è sul vecchio campo sportivo, e dopo una trafila lunga, perché sappiamo che i lavori pubblici hanno una gestazione abbastanza lunga, siamo riusciti a inaugurarlo, ed è un guid in più anche per i nostri giovani, anche per chi ci viene a Ci sono delle trovare. società sportive? C'erano, attualmente non ci sono, però proprio in O seguito possono alla nascere col creazione di campo questo sportivo? calcetto, ora prima ovviamente c'era molta attenzione per quanto riguarda il calcio a 11, ora magari con un campo di calcetto che è un fiore all'occhiello potrebbe nascere, perché no, qualche società sportiva che magari partecipa a qualche campionato regionale di calcio a 5, ce lo auguriamo. Architetto, il sindaco diceva che quest'estate, insomma, c'è stata tanta gente su a Rocca Mandolfi. Tu da quando hai iniziato a vedere le bellezze, sì, a segnalare queste bellezze di quel territorio? Premesso che Rocca Mandolfi, il territorio di Rocca Mandolfi, è uno dei più belli del Molise, anche perché dispone di un ambiente estremamente selvaggio. Tipico è la folla del torrente Callora, su cui è stato fatto il primo ponte sospeso, che progettammo 15 anni fa, mi sembra, Sì, riuscimmo a certo. fare. Però devo dire che nessuno credeva che un ponticello così l'amministrazione non voleva sostanzialmente, perché dice. È un'opera, all'epoca non c'eri tu, Non c'era, lui è era 10. un'opera perduta per cui nessuno verrà, facciamo quest'opera. L'impresa non sapeva che cosa fare perché in effetti era un nuovo modo di operare. Alla fine il risultato mi sembra positivo, Questo è il cioè Ponte che Tibetano, parliamo. ponte sospeso, chiamiamolo così, che è un po' più semplice, perché poi in effetti non è che sia un'opera di ingegneria eccezionale lunga, insomma. È un ponte di 60 metri con uno sbalzo di 20 metri che però a chi non è abituato dà fastidio perché per come è fatto naturalmente ha le ondulazioni. Noi abbiamo previsto anche sopra, forse non ci avete fatto caso, la corda di sicurezza perché nel momento in cui si potrà disporre di Non è personale che è adatto, allora chiunque pagherà a questo punto perché è un'opera che viene utilizzata e anche i bambini potranno andare con questo casco, con la corda di sicurezza e l'imbragatura. Ma penso che il torrente Callora, proprio per quello che è una riserva naturale regionale, addirittura che è stata istituita prima con il comune di Rocca Mandolfi, vista l'interesse che aveva il comune di Rocca Mandolfi, prima che venisse fatta la legge regionale sulle aree protette e sulla gestione delle aree protette. Quindi siamo andati in anticipo ed è stata inclusa nell'elenco ufficiale delle aree protette italiane, l'EUAP, ben prima quindi che fosse fatta una legge regionale. Ma è ancora. Questo per merito di Italia Nostra, Sì, della Italia Nostra si è quale tu battuta sei all'epoca, sì, responsabile.
per poter salvaguardare e valorizzare quello che c'era di bello. E penso che dovremmo ancora ritornare su questa tutela, nel senso solamente di fare in modo che il numero di turisti che frequentano e che fa piacere siano in modo adeguati regolarizzati, quindi che abbiano determinati percorsi, non si fermino solo sul ponte sospeso, ma d'altronde l'attività del ponte sospeso è in stretta relazione con un'altra attività che è quella del torrentismo, che è partita tanti anni fa. Come Italia Nostra abbiamo anche fatto un corso di Per chi formazione. come me non sa, cos'è questo torrentismo? E in poche parole, frequentano le cascate buttandosi anche dall'alto Da della un dirupo. cascata e arrivando nella vaschetta, nella conca, anche perché questo è un esempio di geologia importante. Perché ci sono queste marmitte dei giganti che sono un fenomeno di erosione, chiamiamolo così, chimico-fisica, che è tipico dei torrenti di alta montagna. È uno dei pochi così, che presenta queste caratteristiche così marcate. Quindi è un esempio anche dal punto di vista Ma geologico. questo sport lo stanno praticando anche in Lo questo? stanno praticando anche troppo, perché poi sorge il problema che chi lo pratica ogni tanto mette un chiodo di sicurezza da qualche parte. Allora bisognerebbe regolarizzare anche questa attività, ma vengono da tutta Italia. Se voi vedete su internet, vedete che è uno dei torrenti che ha il più alto grado di gradimento, ma non perché è importante per il numero di cascate, le altezze, ma perché si presta come esempio per i neofiti, quindi di iniziare ad imparare. Noi abbiamo fatto il corso di torrentismo con uno dei massimi esponenti del torrentismo europeo. C'è stata una buona affluenza, sperando che poi possano però prendere un patentino e portare a spasso la gente. Quindi il torrentismo, che è molto bello perché ci sono una serie di cascate e di conche, la più alta non è eccessiva, saranno 12-13 metri rispetto a cascate dell'Alta Italia che sono 60 metri, però un susseguirsi di queste cascate, poi di questi scivoli, di queste conche, in questa forma ancora ben conservata perché non ha subito nessuna compromissione di nessun genere, quindi è ancora completamente intatta. E cos'altro c'è che ancora andrebbe valorizzato in Ne quel parlava territorio? prima e sì, ma ne parlerà. A parte completare questa zona No, per quanto qui, riguarda queste cose così naturali. assunto queste cose, la serie di sentieri che noi a suo tempo avevamo già indicato e che devono essere rimessi in sicurezza, perché quando c'è la gente poi bisogna per forza fare in modo che il frequentatore, non è come noi magari che siamo esperti, ma che conosce i luoghi, sa come mettere i piedi, anche per favorire un po' la frequentazione, l'escursionismo più pratico, anche per le scuole, per cui lo scopo è anche quello, il primo tratto di quel sentiero, che è il sentiero che porta alla cascata, rendendolo adeguato, rimettendo in sicurezza quelle transenne che ci sono, in modo da portare anche le scuole in questa forma. Credo che il terzo mandato lo deve affrontare per forza loro per portare avanti questo discorso. Ma mi dicevi prima di iniziare il programma che ci sono dei programmi anche a breve, altre cose da realizzare, insomma, la valutazione totale del castello per dire, poi mi dice anche un'altra cosa. Sì, cioè veramente ci sono tante, tante iniziative che da qui a qualche mese troveranno la luce. Mi spiace e ti ringrazio della domanda perché ultimamente abbiamo i fari puntati sul ponte e ci fa piacere, però Rocco Andolfi non è solo il Sul ponte punto. tibetano, l'architetto diceva perfettamente prima che nei pressi del ponte tibetano ci sono dei sentieri bellissimi di varia natura, di varia difficoltà, che vanno messi in sicurezza per le scuole, anche magari per escursionisti un po' meno pratici, e ci stiamo lavorando. C'è nei pressi del ponte tibetano un castello longobardo del 1200, bellissimo, che grazie al ponte sta avendo anche un notevole successo, un notevole numero di visitatori. Ovviamente bisogna crescere e migliorare nella segnaletica, non tanto diciamo segnaletica in senso puro, dove siamo abbastanza insomma attrezzati, però ci sono dei piccoli accorgimenti da fare per la sicurezza, segnaletica orizzontale, verticale, per la sicurezza stradale, da fare per alzare l'asticella e per migliorare la qualità dei servizi resa al turista. Come diciamo, attività importanti che abbiamo in cantiere, ne dico due o tre che sono assolutamente, a mio avviso, e avviso dell'amministrazione, valide e che troveranno la luce nei prossimi mesi. La prima
è un museo del brigantaggio particolare, o meglio un centro audiovisivo sul brigantaggio in 2D e 3D che verrà inaugurato nel mese di ottobre a Rocca Mandolfi. Di adesso? Sì, domani, che proprio. Di fatto è terminato e sarà un unicum in Molise e praticamente sarà rivolto soprattutto ai giovani e alle scolaresche e racconta degli episodi più significativi, più interessanti, diciamo anche più romanzati della storia del brigantaggio di Rocca Mandolfi. È nata con anche grazie al compianto Antonio Di Lallo, che ringrazio anche pubblicamente, e mi dispiace che è venuto a mancare qualche anno fa perché l'abbiamo ideato con lui, e nei prossimi mesi troverà la luce. Poi c'è un progetto anche qui già progettato, finanziato e appaltato, che l'architetto Di Cerbo conosce benissimo, che prevede, oltre alla ripulitura e la messa in sicurezza dei sentieri, anche la messa in opera di un cannocchiale con una prospettiva assolutamente bella e con un percorso di zip line o volo dell'angelo, che dir si voglia, che è un lancio di circa 370-380 metri che partirà di fronte al castello e arriva proprio ai piedi del castello, e che sarà un'altra attrattiva forte per i nostri turisti. A fianco a questo poi c'è comunque quello che offre il borgo, perché non dimentichiamo che Rocca Mandolfi ha la chiesa di San Giacomo Maggiore, dove è un santuario, c'è il corpo di San Liberato Martire, c'è la croce viaria, che è la croce che l'architetto Valente ha messo come copertina sul suo libro, e quindi già quello è un vanto per Rocca Mandolfi, è un segno, diciamo, importante. E quindi abbiamo la passeggiata nel borgo dei briganti, e quindi diciamo l'importante è mettere tutte queste cose in sinergia per non far mai annoiare il turista. Quest'anno siamo stati bravi ma anche fortunati, perché il Covid sicuramente ha dato una spinta non solo a Rocca Mandolfi ma a tutte le aree interne, però ora dobbiamo essere bravi, alzare l'asticella, perché l'anno prossimo i turisti verranno solo se siamo competitivi. Essere competitivi significa migliorare i servizi, significa anche far trovare al turista ogni anno un guide in più. Chi viene non deve mai annoiarsi e deve trovare sempre un miglioramento rispetto all'anno precedente. Quello è il nostro obiettivo, ci stiamo lavorando, e io credo che nei prossimi mesi, insomma, porteremo alla luce questi risultati, che ripeto sono opere già progettate, appaltate, bisogna solo, per quanto riguarda il museo, inaugurarlo; per quanto riguarda la zipline, insomma, aspettare le ultime autorizzazioni dei beni ambientali della sovrintendenza e poi partire con i lavori. Non per ultimo, giusto un piccolo inciso, nei prossimi mesi partiremo anche con la gara per la gestione di una casa di riposo, che abbiamo quasi terminato come lavori, e anche questa la mettiamo a regime. Il nostro obiettivo come amministrazione comunale è quello di dare ai nostri cittadini un paese completo. Quando parlo e dico un paese completo, voglio dire un paese bello e funzionale sia per chi ci vive sia per chi ci viene a trovare. Non è facile, ma è quella la nostra ambizione. Il ponte tibetano, un po' da richiamo, poi volete che le persone, oltre al ponte tibetano, vengano nel comune e quindi là fate trovare altri momenti di attrazione? Assolutamente sì, quello è l'obiettivo. Ovviamente oggi non tutte le persone che vanno al ponte tibetano al castello entrano in paese. Noi abbiamo fatto una stima che circa il 15-20% delle persone che visitano il ponte tibetano, il castello, la cascata Rio, entrano in paese. Lì bisogna migliorare, quindi magari rafforzare la segnaletica, e proprio nei pressi del castello e del ponte tibetano far sapere ai turisti che ci vengono a trovare che c'è anche molto altro da vedere, quindi, come dicevo, la croce viaria, la chiesa di San Giacomo, il borgo. Bisogna, insomma, crescere e migliorare anche con operazioni di segnaletica un po' più forte, con anche un'operazione di marketing importante. Però noi crediamo che già il museo tridimensionale sul brigantaggio sarà un'attrattiva per far visitare anche il borgo, perché poi la gente non deve fare un mordi e fuggi, ma deve visitare, deve vivere appieno a 360 gradi il nostro borgo, anche il nostro centro storico. A Carpinone i giovani hanno preso l'iniziativa, sono stati loro che hanno un pochino suonato la campanella, e su Rocca Mandolfi i giovani come reagiscono? Abbiamo un paese abbastanza vivace. A Rocca Mandolfi ci sono diverse associazioni che ci danno una mano e ci affiancano in queste operazioni anche di migliorie che facciamo sul nostro borgo, e proprio con loro cerchiamo anche per il futuro di sviluppare discorsi anche per il futuro. Quindi ci sono per una comunità di circa 1000 persone 6-7 associazioni, ogni associazione
l'associazione si occupa, c'è l'associazione, c'è la Proloco, c'è Orizzonti che si occupa della parte ambientale, c'è l'associazione bandistica Roccamandolfi Santa Capita, l'associazione degli Alpini, quindi c'è un rapporto di proficua collaborazione, perché a volte per realizzare anche piccole infrastrutture, anche la dico brutalmente, anche per ripulire un sentiero c'è bisogno a volte anche di risorse umane, quindi avere questo affiancamento è importante. I ragazzi di Carpinone, l'associazione Molise in Azione, ha tutto il mio plauso. Io li ho incontrati personalmente, non solo per ringraziarli, perché poi queste sono quelle piccole, sono quei piccoli scossoni, quei piccoli terremoti di cui il Molise ha bisogno, perché sono da stimolo anche a noi amministratore. Però non solo ci siamo incontrati, non solo ci siamo scambiati a vicenda, insomma, le esperienze amministrative e di grosso afflusso turistico ci sono state sia alle cascate sia al ponte, ma soprattutto ci siamo incontrati per cercare qualche sinergia che ci sarà, perché molti ci siamo accorti che molti turisti quest'anno facevano o cascate e ponte tibetano e castello di Roccamandolfi o viceversa, quindi cercare una sinergia magari con operazioni di marketing comune, qualche segnaletica che a Carpinone possa indicare Roccamandolfi o viceversa, penso che si possano fare delle belle operazioni quasi a costo zero, perché parliamo di due centri che stanno lontani tra di loro 25 minuti, non di più, quindi c'è un rapporto, un work in progress anche con gli amici di Molise in Azione. Architetto, sentendo parlare così di Carpinone, un pizzico di orgoglio si sente? Sì, penso, anche perché lo stesso risultato di Roccamandolfi, lì lo iniziamo mettendo in sicurezza il sentiero una trentina di anni fa, tanto è che ci sono ancora delle tabelle sulla strada oramai sgualcite che non si leggono più, quando andavamo pochi escursionisti a visitare questo splendido fiume. Ma fa piacere, insomma, che i due centri siamo riusciti, come ha detto Giacomo, a dare uno scossone, una cosa piacevole a Molise. Ci abbiamo impiegato un po' veramente 15 anni fa, perché sono opere fatte fra i 30 e i 15 anni fa. Volevo solo riattaccarmi al discorso di una presenza importante, che è il borgo che voi avete, uno dei borghi più belli del Molise, insieme a Fornelli, Colli, Pesche pure, Mirante. Ma se voi salite lungo quella stradina che porta al castello, dove non c'è nemmeno la possibilità di fermarsi, ma chi ha la possibilità ne approfitta, può vedere ancora l'intero complesso delle superfici dei tetti ancora in coppi di una volta, che è un piacere, anche perché oltretutto i coppi hanno uno scopo ben diverso da quelle delle tegole moderne. Ed è un piacere, così come è un piacere percorrere quelle gradinate in salita, naturalmente la morfologia del terreno imponeva, ma fatte molte ancora in zeppato, cioè quelle pietre di calcare bianche messe di traverso, che fatte fare dai turisti, quindi vanno a visitare il castello, scendono, vedono il borgo, vanno a visitare anche la croce viaria. E però quello che dicevi tu è che deve essere questo messo in sinergia anche con la ricettività, cioè noi le attrattive le teniamo, ma questo su questo so che vi state attrezzando, perché dall'altra parte del torrente Callora ci stanno due belle iniziative private, uno di un bed and breakfast o altro genere che sta sorgendo, ristorante, e l'altro di una fattoria per la produzione del formaggio zootecnico. Quindi se noi riusciamo con quella serie di sentieri a riarrivare all'altra parte del torrente Callora e poi fare il circuito per ritornare, penso che gli escursionisti apprezzeranno molto non solo il paesaggio, ma apprezzeranno anche il formaggio, che è la pecorella nera, come si chiama, verrà a fare. Ma una volta mi ricordo che vedemmo anche l'artigianato di quelli che facevano determinati cesti di una volta, non so se c'è ancora quel signore, no, quelli con la, penso che era di Acero, il signore è morto. È morto quel signore. Così come le pecore di cui parlavi tu, dal punto di vista di una fattoria didattica come quella di la pecorella lì sopra, non diciamo il nome, ma insomma è interessante integrare quello che è l'aspetto di questo centro bellissimo in un ambiente estremamente selvaggio e vario, che poi ha il suo centro maggiore, il suo centro
diciamo, ricettivo turistico che quello di Campitello di Rocca Mandolfi, che a suo tempo voi avete anche pensato di sviluppare anche con una cooperativa, con un circuito di sci da fondo. Quindi sì, sono iniziative, sì, che vanno benissimo. Il problema è formare questo personale, ma ne parlavamo prima, sembra che la Regione stia facendo dei corsi di formazione per le guide turistiche, non di altro genere, e anche voi vi state impegnando, mi dicevate, per questo, che è necessario, perché sennò accompagnare i turisti che sono desiderosi di sapere le notizie, di apprezzare e di avere caratteristiche della zona, è necessario che ci siano. Questo significa coniugare il modello di sviluppo di Rocca Mandolfi con gli obiettivi che sono quelli dello sviluppo socio-economico, di prendere però delle iniziative che voi già, con la strategia già state prendendo. Quindi mi sembra che sia un'integrazione vera del modello di sviluppo di un borgo, io ritengo, uno dei più belli del Molise. Sindaco, con tutta la buona volontà, con tutta la passione, però ci serve il supporto anche delle istituzioni. Assolutamente sì, e c'è bisogno anche di stimolare il privato, perché poi, come diceva prima l'architetto, deve partire anche l'iniziativa privata. Quando parliamo di turismo, il turismo poi deve creare anche reddito, se vogliamo, certo, rimanere in questa regione. Non si può fare il turismo a gratis oppure il turismo del volontariato, bisogna creare dei servizi, però gli operatori turisti hanno anche il diritto e il loro obiettivo deve essere fare reddito. Però proprio questa scossa e questa mole di persona ha fatto scattare qualcosa anche ad alcuni privati, perché anche a Rocca Mandolfi, dove già c'erano alcune anche attività di ricezione importante, penso al Casale Maginulfo, che però non sono, diciamo, non riescono ad assorbire la mole di turisti che in questo periodo abbiamo. Quindi stanno nascendo alcune attività di B&B, di affittacamere, sono nati dei chioschetti, insomma, Ossendore, che già l'anno prossimo nasceranno anche altre attività, perché poi quando c'è una mole importante di turisti e vedi che il sabato e la domenica tutte le attività del luogo sono piene, se uno vuole mangiare un primo, un secondo, si capisce, insomma, che c'è la possibilità di crescere insieme senza individualismi, senza gelosie. Quindi credo che nei prossimi anni nella mia comunità nasceranno altre piccole attività, sia di ricezione e sia di ristorazione. Parliamo sempre di attività di tipo familiare, che sono poi quelle che noi vogliamo valorizzare. Le istituzioni, certo che sono importanti, lo sono assolutamente. Devo dire che diciamo, ci sono delle iniziative buone, però sono estemporanee. Forse quello che manca, lo diciamo prima, fuori dalle righe, fuori dai microfoni, manca una regia, manca una programmazione. È chiaro che noi come comuni, io come sindaco, la mia amministrazione cerca di lasciare alla comunità un segno importante, quindi tutto quello che possiamo fare con le nostre forze lo facciamo senza chiedere niente a nessuno. Però bisogna essere chiari, bisogna essere seri, non ci possono essere 136 comuni per 136 turismi diversi, ci vuole una regia unica, perché poi quello che fa la mano destra deve sapere quello che fa la mano sinistra, e questa regia non può essere data a un comune, ma deve essere la regione, magari facendo dei pacchetti turistici integrati anche a tema, magari un percorso dell'acqua, un percorso dei santuari, un percorso ambientalista. Insomma, la regione deve prendersi in mano quella che non definisco una patata bollente, ma secondo me è una grossa opportunità. Deve fare programmazione, deve fare squadra e dobbiamo fare regia. Molto spesso, e quest'anno ne abbiamo avuto dimostrazione, nonostante il Molise abbia posti splendidi che tutti quanti ci riconoscono, però quest'anno abbiamo avuto la conferma di quello che già sapevamo, che non siamo ancora pronti per ricevere un numero di turisti importanti. Su quello dobbiamo crescere, i comuni sono a disposizione per collaborare, per ragionare, per dare proposte, idee e spunti di riflessione, però la regia e la programmazione non può che essere regionale, altrimenti rischiamo di fare 136 comuni per 136 turismi diversi e non questo. Ma ci sono stati degli incontri tra i sindaci e la regione, non so, l'assessorato alla cultura? Ma l'assessorato alla cultura ha lanciato questo piano del turismo e i comuni sono stati invitati a Termoli insieme agli stakeholder, però poi diciamo che
oltre al fumo ci vuole anche un po' di arrosto, dico io, nel senso che poi tutto questo ambaradan deve dare vita a qualcosa di concreto che la gente tocca. Molto spesso, e lo dico da sindaco un po' datato, si fanno tanti incontri, tante riunioni, quando poi la gente ti chiede che cosa si è deciso in quell'incontro, hai voglia di dare una risposta precisa, anche se si tratta di piccole risposte, però la gente, anche gli amministratori locali, poi vogliono qualcosa di concreto. Dice, quello che si è deciso di migliorare la segnaletica, ora dico una cosa per dire, che ne so, i nostri sentieri, non solo quelli di Rocca Mandolfi, ma nella provincia di Serra, l'Alto Molise, l'architetto ne è, lo può confermare. Ci sono dei sentieri perfetto, bellissimi, esatto. Per esempio inaspettati nella zona di Penafro. Sulle montagne di Venaro c'è una varietà di sentieri, sembra un ambiente piatto, invece appena sali su quelle montagne e confine con l'Abruzzo c'è una varietà di sentieri come i vostri, molto molto bene. Quindi è e tutto questo il ci con... tipo, mi sa che penso che la regione adesso stia, questo consiglio che tu davi dopo gli obiettivi e la programmazione, penso che stia dando si stia indirizzando a dare delle azioni precise per quanto riguarda determinati interventi, in questo senso qui. E questo è sicuramente positivo. La gente, noi amministratori locali vogliamo interventi concreti e aggiungo a volte importante anche la tempestività, perché non basta un'idea che oggi può essere vincente e tra 3 anni può essere superata. Faccio un esempio banale, la regione ha fatto quel bando sulla microricettività dei 20 milioni di euro famosi, bando al quale anche degli amici di Rocca Mandolfi, ma anche dei paesi limitrofi hanno partecipato. Sono passati 1 anno e mezzo, queste risorse finanziarie ancora non vengono rimesse a regime e questo è negativo, perché sbloccare 20 milioni di euro significa sbloccare posti letto, significa sbloccare imprese per le imprese edili, lavoro per i professionisti, per elettricisti, per idraulici, insomma queste risorse devono essere messe subito a regime. Allora io quello che chiedo, so che non è facile, però a volte di essere celeri, perché ripeto, un'idea vincente nel 2020 può essere un'idea tranquillamente certo, superata nel 2023. Certo. Riferimento al bando a cui facevo riferimento, se una persona decide di aprire un'attività, un B&B nel 2018, fa quella scelta, se la regione per erogare i fondi ci mette 5-6 anni, magari quella persona è andata via, certo, ha fatto un'altra scelta di vita, quindi bisogna essere un po' più celeri e anche un po' la struttura insomma regionale dargli una scossa, perché poi è importante anche essere veloci, non è un richiamo ma è un forte stimolo. Ma quello è un problema italiano, è una malattia tutta italiana, la burocrazia, le lungaggini, le varie autorizzazioni. Purtroppo sì, io devo dire che nella mia esperienza amministrativa, ora già abbastanza lunga, prima vi parlavo di cose che dobbiamo inaugurare, sono cose che sono state messe in cantiere circa 7-8 anni fa. E anche qui i tempi sono lunghi, soprattutto poi quando si vogliono fare cose un pochetto più originali, e io penso sempre alla Zeppelin e al museo in 3D del brigantaggio, a quel punto le autorizzazioni si allungano ancora di più, perché fai delle cose che magari non si fanno tutti i giorni e quindi c'è bisogno di un supplemento di indagine, di riflessione. Io come amministratore e come cittadino accetto tutto, però la burocrazia italiana deve essere più veloce, non può essere che altrove si apre un'azienda in un giorno e qui per dei permessi, ora l'architetto lo sa anche come veste di professionista, ma non è una critica verso nessuno, è un'opera pubblica, c'è bisogno di autorizzazioni, passa un anno, non ce lo possiamo permettere, dobbiamo correre e recuperare il tempo perso. A proposito di musei, ma il proprietario del museo qua del costume ai Semi di Rocca Mandolfi, non è che ve lo portate sopra? Visto che qua ancora non si mettono d'accordo. Ci sentiamo quasi giornalmente con l'amico Antonio Scasserra e gliel'ho proposto. Purtroppo Rocca Mandolfi non ha spazi talmente grandi e idonei per quel tipo di attività, e forse lo dico anche un po' con onestà intellettuale, quel tipo di museo merita anche una vetrina un po' più grande come densità demografica, non come bellezza di paesaggio. Quindi io mi auguro che rimane. Ma che idea ti sei fatto tu? Perché siamo arrivati a questo punto? Cioè, quest'estate tanta gente è venuta, quello era un assolutamente bel punto di attrazione. Sì. Io innanzitutto devo dire da molisano, da amministratore, che quello è un punto di eccellenza del Molise. Quindi, e non è perché Antonio Scasserra è un mio amico, è un punto di eccellenza per il numero di costumi, per la qualità dell'orificeria, certo, che c'è, quindi è un fuori all'occhiello della regione Molise.
ho seguito un pochetto, diciamo, la diatriba anche mediatica. Che ho letto, pare che la regione abbia dato delle risorse importanti alla provincia di Isernia e che oggi queste risorse non ci siano più. Quindi bisogna vedere che fine hanno fatto e perché sono state, diciamo, eventualmente stornate queste risorse che erano per il MUSEC e per l'EPT, se non sbaglio, di Isernia. Però al di là di quello che è successo, io mi auguro che le parti si mettano attorno in Bisogna tavolo, non sono rimediare. bisogna rimediare, esattamente. Si tratta di mettere attorno in un tavolo Presidente della Provincia, Assessore alla Cultura Regionale, al Turismo, quindi l'amico Cotugno e l'amico Antonio Scassera, mettersi attorno a un tavolo, vedere chi ha sbagliato ed eventualmente rimediare. Ma credo che mi sento di dire che sarebbe un delitto per la città di Isernia, anche per la provincia di Isernia che ospita quegli spazi, far Fatto rimanere a disegno. andare il museo altrove, anche perché da quello che so la persona ha tantissime richieste, ma in ogni parte d'Italia, anche nel mondo, perché quella è una chicca. Noi a volte non sappiamo apprezzare quello che abbiamo sotto gli occhi. È proprio vero che nessuno è profeta in patria ed a volte le bellezze che abbiamo sotto il naso, che noi le guardiamo con occhi diversi proprio perché siamo talmente abituati a vederle che non le riconosciamo di più come bellezza. Io mi auguro che finisca tutto per il meglio, Io però mi chiedo, noi siamo una anche. piccola regione, quindi le cose dovrebbero farsi con una certa celerità, quantomeno con una celerità maggiore rispetto a regioni più grosse, perché noi non è che le persone non ci sono. Cioè, com'è possibile? Cioè, Siamo quattro perso. gatti. Sì, no, no. Allora capita alcune volte che alcuni progetti innovativi come questo non è partito subito perché avevano determinate difficoltà logistiche di chi presenta determinate cose innovative. Senz'altro, alcune volte dipende pure, ripeto, da noi professionisti, a parte il personale che è talmente ridotto. Per esempio, oggi ai beni ambientali della regione della provincia di Isernia ce n'è uno solo, della sovrintendenza ce n'è uno solo, perché anche l'altro ex mio alunno è andato in pensione, quindi ci Ma anche troviamo, personale. manca anche il personale, sì, Aspetta perché mi l'autorizzazione. diceva lui, io sono solo qui, non riesco nemmeno a ricordare le pratiche che ho, perché sono andato lì per una pratica, devo osservare per tutto il Molise, quindi allo stato attuale è estremamente complicato poter portare a termine in tempi rapidi la visione delle progettazioni. Molte volte, alcune volte però c'è anche la difficoltà di grossi progetti che richiedono il loro tempo. L'esame non è solamente di un settore, ma è di vari settori a cui poi si può rimediare con la conferenza di servizio, chiamando tutti Comunque a quanti, ma Genova anche sono riusciti questa a rifare questo mondo in è poco tempo. perfetto lì. Ma lì c'era un grosso interesse, diciamo, per cui qualsiasi cosa è stata Rimediare. superata, così come col terremoto di San Giuliano, purtroppo. Lì immediatamente si è provveduto e nonostante questo anche lì poi sono arrivati tanti di quei chiarimenti sulle ordinanze, come se fosse la prima volta che succedeva un terremoto nel Molise, cioè a cui aveva partecipato il Molise. Quindi diciamo che la volontà di molti funzionari c'è e anche l'impegno. Il numero attualmente è estremamente ridotto, per cui non possiamo chiedere miracoli nemmeno in quel senso. Probabilmente qualche piccola elasticità si potrebbe fare, cioè se manca un piccolo chiarimento, al limite si chiama, anziché scrivere la lettera, dice per favore, come si faceva una volta. Insomma. Però diventa sempre più preoccupante perché poi hanno le loro responsabilità e quindi ognuno cerca di tutelarsi. Quindi dobbiamo convivere con questa situazione, non E per il bella proprio momento no, proprio no. penso proprio di sì, perché non so fanno bandi per assumere il personale, perché ci sono determinati vincoli che non si possono assumere, penso che dovremmo convivere, non so fino a quando, con questa procedura. Da una parte vogliamo cercare di trattenere i giovani, di Sì. incrementare le attività qua, se poi rispondiamo con questa burocrazia, con questo così, con questo stallo, con questi ritardi, i giovani se ne vanno. Oppure, come diceva il sindaco, se io devo iniziare un'attività oggi, Nulla inizio, no, dopo quando mi dai l'autorizzazione non mi interessa più. non ho le possibilità, ma nel caso di Carpinone dobbiamo dire, scaglio una pietra pure a favore di Carpinone, visto che oramai lì l'amministrazione comunale, di propria tasca, proprio per evitare queste lungaggini di cui stiamo parlando, ha
preso i fondi dalle proprie casse per qualche decina, varie decine di migliaia di euro, per fare in modo che il transito venga messo in sicurezza, il percorso che porta alla cascata. Quindi in questo caso è stato superato, ma evidentemente perché il comune di Carpinum, invogliato da quel popò di gente che andava, è preoccupato anche che potesse eventualmente succedere qualcosa e quindi diventava controproducente, ha pensato bene di indirizzare i suoi fondi. Pure. Così come all'epoca, quando abbiamo fatto il parco della la riserva regionale, all'epoca non era ancora riserva regionale, o la riserva regionale di Monte Paternecchia, dei Torrenti Lori e Longaria. Molti comuni hanno indirizzato la possibilità di avere finanziamenti verso queste opere, diciamo come si dice adesso, verdi, quindi con la creazione di alcuni ponticelli in legno lamellare per fare in modo che il transito potesse essere agli escursionisti facilitato, la pulitura dei sentieri, l'indicazione, così come Rocca Mandolfi fece all'inizio già con la tabellazione, Torrente Callora c'è scritto, poi è mancata un po' la nostra capacità, ma insomma la riserva sta lì. Diciamo che è una delle riserve conosciute a livello nazionale. Se voi andate, ripeto, sul torrentismo, cliccate, la prima cosa che appare sul torrentismo è il Torrente Caro. Naturalmente lì pure c'è stato un grosso lavoro. A me corre l'obbligo di nominare alcuni soci che poi hanno operato, tipo Michele Zagnaco, Zanetti, Roberto Silvestri, che nei primi momenti, quando non c'erano sentieri, abbiamo parliamo di che anno? Questo 20 anni fa e più, perché la riserva è stata fatta regionale nel 2003, ma noi già avevamo delle convenzioni precedenti, quindi si portava sulle spalle il gruppo elettrogeno affittato, il trapano che pesava un sacco, le corde da mettere, infatti sulle immagini che ci stanno su quell'opuscolo della casa si vede questa striscia di persone su questa stretta cengia rocciosa con il dislivello sotto, cosa che poi non abbiamo più fatto perché diventa pericoloso poter frequentare quelle zone. Ma all'epoca c'era l'adrenalina, la gente è venuta proprio perché era un nuovo modo di fare quei sentieri che non si potevano percorrere. Giacomo, è difficile fare il sindaco oggi rispetto a 10 anni fa? Ma io devo dire che è peggiorata la situazione, devo dire complessiva. Nei primi anni io faccio amministratore da 15 anni perché prima ero assessore, c'erano più risorse, bisogna dire, non solo risorse economiche ma anche risorse umane, perché prima faceva riferimento prima l'architetto anche agli uffici regionali, ovviamente quando gli uffici sono semi vuoti è chiaro che un'autorizzazione magari anziché non ti viene data in 10 giorni ma in un mese o in 2 mesi. E il comune è la stessa cosa, io spesso ci incontriamo anche con gli altri colleghi, gli uffici comunali sono semi vuoti. Io ho avuto la fortuna, anche la pazzia, se vogliamo, di fare qualche anno fa un concorso pubblico, circa 3 anni fa, se non vado errato, per un posto all'anagrafe stato civile. E poi è stato molto molto difficoltoso, ma è stato difficoltoso non tanto dal punto di vista economico, ma proprio dal punto di vista delle risorse umane, perché si è dovuta nominare una commissione esterna, trovare i locali idonei, fare una prima, una seconda, una terza selezione, scremare, per fortuna non ci sono stati ricorsi, e da quella poi graduatoria molti comuni, molisani e non, hanno attinto, proprio perché c'è una difficoltà oggettiva. Quindi alla tua domanda, sicuramente oggi è diventato più difficile perché ci sono meno risorse economiche, meno risorse umane, tantissime responsabilità, perché poi ognuno tende anche a pararsi dalle responsabilità altrui, a coprirsi le spalle, e quindi alla fine il sindaco che firma ha tantissime responsabilità con pochi onori. Diciamo che quello che ci induce ad andare avanti, molte volte ne parliamo con i colleghi con cui abbiamo anche una chat in cui ci scambiamo problematiche ma anche soluzioni, quello che ci induce ad andare avanti è essenzialmente la passione. Però poi si vede anche quando ci sono i periodi elettorali che nei comuni
molte volte in alcuni comuni addirittura si ha difficoltà a fare una lista e quello è molto molto allarmante perché significa che le persone che si interessano al bene pubblico non sono sempre di meno, perché la gente è molto più facile attrarla magari in un'associazione, magari in alcune attività ricreative che può essere fare sport, con la musica, la danza, però quando chiedi a un amico, a una persona che stimi, ti vuoi candidare per amministrare la cosa pubblica, ti dice, caro sindaco, ti voglio bene, ti sostengo, però 5 anni sono lunghi, tante responsabilità, ho la famiglia, devo togliere del tempo alle mie cose, alle mie hobby, alla mia famiglia per prendermi responsabilità, per essere aspramente criticato, perché poi quando si hanno poche risorse umane e risorse anche poche risorse economiche, è chiaro che non si riesce a soddisfare tutte le esigenze, delle persone, quindi bisogna armarsi di spalle larghe e prendersi giustamente anche le critiche. Però chi lo fa, a me non piace, detesto chi Certo, si piange non gliel'ha ordinato il addosso, medico. assolutamente, quindi detesto chi si piange addosso, chi fa il sindaco lo fa responsabilmente perché lo ha scelto di fare, quindi, si deve armare di buona volontà, pedalare, testa bassa e pedalare, cercare di ottenere buoni risultati e poi alla lunga io credo che il lavoro premia e anche le persone fondamentalmente poi sanno riconoscere chi ci mette passione, anima e competenza rispetto a chi lo fa magari più per essere chiamato sindaco. I sindaci si lamentano sempre che le casse piangono. A Rocco Ma a Roccamandolfi siamo mediamente più fortunati rispetto agli altri, diciamo, notoriamente sono un sindaco abbastanza su quello invidiato, perché comunque abbiamo il bosco più grande come estensione boschiva a livello molisano, quindi l'entrata del bosco è un'entrata importante per il bilancio comunale, c'è comunque un parco eolico, che comunque ci dà un'entrata che non è faraonica ma importante. E quindi tutto sommato non abbiamo debiti, non siamo in dissesto e predissesto, c'è un minimo di attività anche economica e quando c'è la necessità di far uscire anche piccole somme di 1.000-2.000 euro anche per magari ripulire o mettere in sicurezza il sentiero, diciamo che non ci sono queste problematiche. Però ci sono tanti altri enti e tanti altri colleghi che conosco che mi raccontano di situazioni sicuramente più critiche. Spinose. Più spinose, e poi si è aggiunta anche il Covid che ha un po' non solo, anche il Covid ha fatto, insomma, ha ritoccato un po' i nostri bilanci comunali. Ne dico una: attualmente per il trasporto scolastico bisogna fare la significazione dei mezzi comunali ogni giorno, che ci costa, alle casse del Comune di Roccantolfi 3.000 euro in più per legge. Ma ho detto una sciocchezza per non dire che poi il Covid ha ritardato anche un pochetto l'attività amministrativa, anche se per la verità noi a Roccamandolfi, Nessun anche il caso. comune, non è nessun caso, abbiamo avuto un caso di un cittadino che però lo ha preso all'ospedale di Serna, ma non abbiamo rallentato mai l'attività amministrativa, cioè il comune di Roccamandolfi è stato sempre aperto, gli uffici sempre funzionali, proprio perché crediamo che il comune deve essere al fianco del cittadino, sempre e soprattutto nei momenti di difficoltà. Architetto, la valorizzazione dei beni che abbiamo, quelli che ci ha dato Nostro Signore, quindi a Carpenone, Rocca Mandolfi, pure in Alto Molise, forse stanno un pochino più avanti, Lì, per esempio, a Capragotta, Lione. Capragotta posso parlare un po' della mia iniziativa che è stato fatto insieme al parco poi della Fratta di Miranda che fu fatto nel 75, quindi una delle prime iniziative in questo senso. Poi è abbandonato attualmente, speriamo che venga ripreso perché è attrezzato, cioè tutti gli edifici e le volumetrie adatte. Un altro fiume, per esempio, Il Verrino. il Verrino, che è bellissimo, lì è stato fatto con l'amministrazione comunale di Capragotta. Ricordo, penso 20 anni fa pure questo, 25, se non sbaglio, il Parco Naturale del Verrino, con un recupero anche di un'attrezzatura che poi si trova spesso su questi fiumi, che è un mulino idraulico, quindi addirittura con la rimessa in moto, la messa in moto della ruota per il grano o per il frumento in generale, e però poi abbiamo avuto anche lì la difficoltà di frequentazione. Può darsi che adesso, sullo spirito di queste di Roccamandolfi e di Carpinone, anche il Parco del Verino, che è un fiume veramente stupendo, molto più difficile di quello di Carpinone, quindi è un fiume che ha dei dislivelli notevoli. L'acqua pure lì c'è sempre, ci sono delle cascate magnifiche, quindi e su cui già era stato fatto, tra l'altro, dalla zona di Carpinone, anche da un mio collega, là. Un altro parco naturale del Verrino, quindi avevamo a monte e a valle una serie di attrezzature. Speriamo che adesso possano essere rimesse in funzione queste attrezzature o rigenerate perché alcuni
arredi spicci sono spariti, sono andati via perché generalmente erano in legno, ed è una di quelle attrezzature che noi parlavamo prima e di cui la regione penso che si stia interessando. Questo delle vie d'acqua, adesso il genere, il nome l'hai già nominato tu, questo delle vie d'acqua in questo caso, su cui la regione sta veramente puntando, quindi ci sono iniziative che potrebbero organizzare, così come Carpinone, e sono entrati in sinergia Carpinone e Roccamandolfi, potrebbero in sinergia anche una serie di punti nodali, per esempio andare da Carpinone al Verrino, in mezzo che ci sta, c'è un stupendo laghetto attrezzato, con anche qui col recupero di un mulino idraulico che è sotto Sessano, da cui si sviluppano una serie di percorsi per mountain bike, a piedi, ippici, quindi questi punti nodali che sono già attrezzati sostanzialmente. Ma voi vi ricordate che tanti anni fa con i percorsi ippici furono fatti una serie di attrezzature oramai abbandonate, perché pure lì in quel caso si era all'avanguardia, coi tempi erano ancora non maturi. Adesso riprese con queste iniziative, questo interesse che è stato dimostrato per il Molise, che è un interesse poi a livello sovraregionale, perché il Molise si trova fra la Puglia, la Campania, l'Abruzzo e il Lazio, in cui è possibile venire nel Molise facilmente, certo, perché nella zona centrale la viabilità, che se ne dica, per arrivare è facile. E io dovrei apprezzare, quando abbiamo partecipato al piano strategico per il turismo, abbiamo una serie di strade provinciali che naturalmente non hanno i fondi perché possano essere tenute bene. Però le strade provinciali sono un esempio di penetrazione all'interno e di fruizione del territorio eccezionale. Voi immaginatevi la strada provinciale che passa dentro Colle Meluccio, la strada provinciale che va sopra a Conca Casale, che ha degli esempi particolari di arredo. Il problema è che le strade sono veramente da valorizzare. Il problema è il fondo stradale che non è buono. Ma insomma, andare a Pescasseroli, la strada nazionale è stretta, tortuosa e difficile da percorrere. Se voi andate a Ferragosto, arrivato a Castellisangro, è una striscia continua di auto, però ci vanno, anche se la strada presentava a suo tempo dei margini, dei buchi enormi. Quindi non è vero che non abbiamo le infrastrutture per fare queste cose. Dobbiamo indirizzare... migliore manutenzione. Sì, e questo era quello, che mancano queste cose. Per cui se noi invece pensiamo che sono dei mezzi per valutare e per rendere fruibile il territorio all'interno, quindi, perché... ti serve l'autostrada in questi anni. Ma io voglio chiedere un'altra cosa. Abbiamo parlato di queste bellezze, in qualche modo sono state così scoperte un pochino chi più, dove più, dove meno valorizzate, ma ci sono ancora tante bellezze nel nostro Molise che pochi conoscono, che potrebbero essere così tirate fuori. Di bellezze ce ne stanno. Qua sorge il problema che già ho evidenziato l'altra volta. Se le dobbiamo far conoscere prima che venga fatta un'adeguata protezione di queste bellezze per conservarle, perché sennò corriamo il rischio che poi lo roviniamo. Diceva Teresa Valsesia, quando abbiamo fatto il primo tracciato del percorso del Cammino Italia, che molte volte fa più danno una persona scostumata che 500 persone che camminano in modo adeguato, e dopodiché ci rimette chi è che va a vedere per una sola persona che lascia immondizia o fa altre cose in quella zona. Di bellezze nascoste nel Molise ce ne sono, lungo i fiumi ce ne sono bellissime, ma ci sono dei punti di belvedere che possono... Non abbiamo parlato per niente del Volturno. Il Volturno, per esempio, poco tempo fa abbiamo fatto pure noi una camminata come associazione da Colli fino a Montagna. Ci sono una serie di piccole aree attrezzate, come quelle abbandonate, cioè utilizzate ma non attrezzate, che potrebbero essere usate lungo questo fiume, che poi è il fiume dell'Unità d'Italia, così si dice, su cui si è sviluppato. Immaginiamoci questo corso d'acqua, su cui noi troviamo dei punti di epoca, ponti di epoca romana, vari ponti, iniziando dal Ponte Latrone, in cui la gente dalla Campania viene e occupa queste spiaggette che in estate non riesce a Ferragosto nemmeno ad andarci. Allora, su questo percorso che abbiamo voluto far fare agli escursionisti lungo il fiume, ci sono queste attrezzature che con pochissimi soldi potrebbero essere benissimo utilizzate in modo opportuno, così come utilizzare il rischio, il pericolo che corrono a Roccamandolfi o
è perché rimanga ancora, ad esempio, le ragazze che fanno canyoning si devono spogliare in mezzo alla strada. Noi questo qui l'abbiamo previsto, basterebbe fare un recinto, quindi con pochissime attrezzature noi potremmo fare, essere adeguati. Chi viene da fuori è un gioiello stare nel Molise, perché hanno pensato anche ai piccoli spazi. Chi viene a fare la canoa nel Molise? Noi ho fatto vedere l'altro giorno alla regione la serie di canonisti, quelli con la canoa però, che frequentano i nostri fiumi, il Biferno, il Volturno, e sul libro c'è qualche il Vandra, il torrente Vandra, quindi, però abbiamo lo stesso problema, che non sono conosciuti e non sono attrezzati. Basta attrezzare con poche cose, il punto di partenza e il punto di arrivo, che fuori si conoscono queste zone. E quest'anno c'è stata l'esploa su a Castel San Vincenzo. A Castel San Vincenzo, il lago che sembrava, mentre quello di Chiauci per esempio ancora è da lì. E là c'è la terra, non c'è l'acqua. E lì però abbiamo, lì però si poteva, lì è un bel lago, senz'altro attorno merita, oltretutto è un lago circondato da una serie di da tratturi e da cinte sannitiche, quindi potrebbe benissimo diventare un'attrezzatura culturale e paesaggistica. Lì però è stata distrutta quella che era una delle gole più belle del Molise, insomma, dove a suo tempo trovammo, lei c'ha in mano un libro, che trovammo il falso pistacchio, ecco, che qua, è una pianta estremamente rara. E però la gola è stata completamente distrutta. Se voi vedete le vecchie immagini di questa gola con il mulino e la centralina idroelettrica, tra l'altro fu una delle prime centraline idroelettriche del Molise, quella, se non sbaglio, la seconda o la terza del Molise, pensando che Isernia è stata la seconda in Italia ad avere l'illuminazione elettrica, quindi eravamo all'avanguardia con l'utilizzazione di queste acque, acque che allora venivano usate da Rocca Mandolfi a Castel Pizzuto, a Santa Capita e Longano. Ci sono 5-6 centraline che potrebbero essere centraline, mulini e centraline, che rimesse in funzione e usate come laboratorio didattico, penso che richiamerebbero un bel po' di scuole a vedere come si produceva il grano, in che modo, e all'epoca chi ci andava col mulo lungo questi sentieri, che conservano ancora buona parte del loro arredo del fondo stradale in pietra, insomma, quindi, e muretti a secco laterali. Io penso che quello che diceva il sindaco, che ci serve una regia centrale, quindi un coordinamento per valorizzare tutte queste cose che noi abbiamo, perché un sindaco da solo non lo può fare, la buona volontà, il volontariato neppure, insomma è una cosa che dura poco, quindi a livello istituzionale bisogna, diciamo, avere le idee chiare, fare un progetto, un programma, perché il periodo è buono per la nostra regione dal punto di vista turistico. Assolutamente sì, io credo che non possiamo farci scappare questa occasione. Carpe diem. Quest'anno, ripeto, abbiamo parlato molto di Rocca Mandolfi, di Carpinone, però Lago di Castel San Vincenzo, Pietra Abbondante, Capracotta, insomma, voglio dire, per restare nella provincia di Isernia ce n'è tanto di materiale, però dobbiamo mettere a pieno regime, creare delle sinergie, valorizzarlo, fare dei percorsi, ripeto, che possono essere dei percorsi a tema, però essere celeri. Ora non ci possiamo permettere più di camminare, dobbiamo correre, perché dobbiamo recuperare anche il tempo perso, e lo dico perché rischiamo di bruciare un'altra generazione. Voglio raccontare questo episodio che mi ha lasciato il segno. Pochi giorni fa è uscito un bando per la creazione di imprese, quindi un bando anche abbastanza molto interessante dal punto di vista economico, perché si possono avere fino al 90% a fondo perduto. L'ho pubblicizzato con alcuni ragazzi giovani, 25, 30, 35 anni di Rocca Mandolfi. Mi hanno risposto: sindaco, se io faccio il bando oggi e nel giro di 2-3 anni nemmeno mi rispondono, cioè vogliono velocità, certezza, positiva o negativa, però voglio dire, una persona che partecipa a un bando nel giro di 6 mesi deve sapere se è stata messa a finanziamento o meno. Se invece molte volte si partecipa a un bando e si viene a sapere la risposta dopo 2 anni e ti accreditano i fondi dopo 4-5 anni, non ci siamo, perché passa una generazione e passano le idee. A quel punto, voglio dire, anche le azioni, le buone azioni che vengono messe in campo rischiano di essere irrisorie, di non avere l'effetto per cui sono state immaginate. Poi ci sono tante piccole iniziative, mi piace sottolinearne un'altra che avevo dimenticato colpevolmente, che possono essere fatte con un po' di diligenza, con un po' di lungimiranza. Faccio un esempio: qualche anno fa, 4 Pro Loco,
con l'aiuto delle quattro amministrazioni comunali, mi riferisco a quella di Rocca Mandolfi, a quella di Longano, a quella di Gallomatesi e a quella di Letino, quindi parliamo di due regioni e due province di Campania. Si sono messe insieme ai comuni che hanno supportato anche economicamente, hanno fatto un percorso cima, un percorso di mountain bike di una ventina di chilometri circa, e con pochissime risorse, con poche migliaia di euro abbiamo fatto questo percorso. Ecco, quello è un piccolo esempio di come le cose fatte con intelligenza, sinergia e lungimiranza si possono effettuare. Però quello però è una piccola idea. Ovviamente quando parliamo di turismo a 360 gradi, che non dobbiamo dimenticare, io dico sempre, noi abbiamo una fortuna in Molise. Abbiamo il mare, Termoli e la montagna Campitello Matese nell'arco di 100 km, di un'ora di macchine. Abbiamo la fortuna di avere Roma e Napoli, due grosse città metropolitane che messe insieme fanno 8 milioni di persone, di potenziali turisti, a 2 ore. Mi chiedo e vi chiedo, quanti di quegli 8 milioni di persone, e mi fermo a Roma e Napoli senza mettere Pescara e tutto l'Inter, quando di quelle 8 milioni di persone che stanno a 2 ore di macchina conoscono il Molise? Allora lì va fatta un'azione seria, mirata di marketing, però prima di fare un'azione seria e mirata di marketing territoriale e pubblicità bisogna essere pronti, perché se poi arrivano le persone ma non sappiamo dove farle dormire, non ci sono guide turistiche, facciamo un autogol, quindi c'è da correre. Siamo in chiusura, diciamo che dobbiamo venire a Rocca Mandolfi a breve, perché dicevamo in partenza c'è un'inaugurazione, che cosa? Nel mese di ottobre inauguriamo questo museo in 3D sul brigandaggio, che ripeto è una cosa molto molto particolare, nata con l'allora direttore del GAL Antonio Di Lallo. Siamo andati addirittura a Benevento, dove c'era questa società che fa questo tipo di strutture, che ce ne sono solo due in Italia. Ed è una cosa molto particolare, quindi con piacere vi inviteremo, è un voler romanzare le storie del brigandaggio in maniera però non violenta, ma in maniera simpatica, attraverso la lettura di un libro, e poi finisce con un messaggio di pace, perché ora il brigandaggio è un fenomeno storico, ma per fortuna anche Rocca Mandolfi vive periodi di pace e di serenità. Vi inviteremo con piacere, perché sarà una chicca molisana, insomma. Ci saremo. Architetto, la prossima scoperta dove? No, allora io vorrei parlare solo, mi diceva prima se ci sono alcune scoperte, alcune attrazioni poco conosciute. Il Molise è il luogo dei Sanniti. Insomma, noi abbiamo tante di quelle testimonianze dimenticate e proprio poco conosciute sulla cima delle montagne e con determinati luoghi tipo Pietrabondante, insomma. Ma le cinte sannitiche, che potrebbero essere un richiamo, perché è la vera identità storica riferita a quei tempi del Molise, che poi sono luoghi in cui si unisce l'aspetto storico e culturale a quello paesaggistico, perché quando noi andiamo sulla montagna Monte Caraceno di Pietrabondante e sulla Morgia abbiamo una visione dalla cinta a 360 gradi del Molise e riusciamo a capire pure come funzionava in quel periodo la popolazione che era lì, come era diffusa. E questo è un esempio, quindi abbiamo l'aspetto culturale e l'aspetto storico. L'aspetto poi dei sentieri, l'aspetto dei sentieri è che noi disponiamo di una serie di viabilità a suo tempo fatta, che era quella interpoderale, molte volte abbandonata perché poi che fa, i mezzi meccanici vanno solamente in determinati posti, rifrequentare questi sentieri abbandonati. L'altro giorno ne abbiamo scoperto uno, un lungo sentiero che poi va in zone abbandonate, che non si chiama, addirittura con dei muretti laterali a secco enormi, e addirittura nelle curve a raggiere hanno fatto i gradini, quindi un aspetto della cura che si... Questo è fra, vi dico il nome, ma fra Conca Casale e Vasimondo, che è una frazione abbandonata di Viticuso, quindi che Lazio. Non si conosce, del Lazio, e poi andare lì, ma questo sempre per quel collegamento dei Sanniti che è possibile fare, perché quindi avevano i loro tracciati, o almeno pensiamo, ipotizziamo noi, giusto per frequentare, che potevano essere utilizzati anche in epoca sannitica, perché erano i percorsi più brevi venire dal Lazio verso il Sannio. Quindi dobbiamo andare, sindaco, su a Conca Casale, un bel centro. Assolutamente sì. Tanto l'architetto... Allora, voglio interrompere. Tanto tempo fa la provincia mi chiamò perché erano venuti un circolo di due pullman da Genova, che conserva ancora il bigliettino, era il circolo Tarsiensis,
che erano stati mandati qui e dice non sappiamo dove andare, ma sai che facciamo? O ce ne andiamo a Fedena o ce ne andiamo a Sepino. Mi chiamano qui della provincia e dissi no, ma perché dovete andare là? Aspettate. Mo vi porto, vi conduco io in un posto bellissimo e dissi all'epoca al sindaco che era Nando Pacitti, tu fai preparare le cicerche, i fagioli, le patate che stavano a Conca Casale. Questi signori prima dicevano veramente noi non troviamo sulla cartina Conca Casale, vennero qua, li ho indirizzati lì, comprarono tutto quello che c'era sui tavoli e poi mi disse, mi scrisse una lettera, dice per noi Conca Casale è il centro dell'Italia, quindi basta un borgo piccolino che viene accolto, però poi l'aspetto culinario penso che sia importante, anche quello è cultura. Eh sì, nelle varie interviste fatte concludevano sempre, poi là si mangia bene. Noi abbiamo, mi permetto di fare un'osservazione, abbiamo un'altra fortuna come Molise, è quello della genuinità della nostra gente, perché ora abbiamo parlato di posti incantevoli dal punto di vista ambientale, ma noi nei nostri borghi abbiamo ancora gente spontanea, educata e genuina. Io penso ai miei pastori, ai miei allevatori, che magari ti possono far vivere una giornata insieme al loro gregge, alla loro mandria di bovini, quindi anche quello è un punto emozionale molto forte, perché si mantiene quella genuinità tipica della gente di una volta. Dobbiamo solo crescere dal punto di vista commerciale, insomma siamo molto bravi nell'accoglienza, un poco meno bravi dal punto di vista commerciale nel vendere il nostro prodotto. Speriamo di riuscirci. Io vi ringrazio. Grazie ad Aldo Porfirio per le riprese, a Dario Antoniani per il montaggio e la regia del programma. Ovviamente grazie a voi che da casa ci avete seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana.